Certo, il 7 novembre dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno sarà celebrato un giudizio nel quale le parti civili e la Procura Generale presso la Corte d'Appello chiederanno la condanna anche degli infermieri responsabili in quel reparto del San Luca a Vallo della Lucania del trattamento cui fu sottoposto Franco Mastrogiovanni. Naturalmente le difese dei medici chiederanno l'assoluzione in appello dei medici stessi, ma venerdì alle 17 presso la biblioteca all'interno dell'ex convento dei Domenicani in un locale adiacente all'aula consiliare ci sarà un'occasione anche con il segretario provinciale della UIL Sanità Biagio Tomasco di fare il punto a 4 anni dai fatti di Franco Mastrogiovanni sullo stato dell'arte delle cure psichiatriche pubbliche in provincia di Salerno e nel Cilento in particolare. A 4 anni di distanza da quei fatti è ancora chiuso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Vallo della Lucania e non era certo l'intenzione di chi denunciava l'inefficienza di quel reparto. Oggi i cittadini di Vallo della Lucania e del circondario sono privati in quell'ospedale che è un presidio cruciale di un reparto di psichiatria e questo, come tante altre cose nella sanità anche locale, non vanno. Avremo una serie di testimonianze di episodi di malgoverno della sanità e alle 17 venerdì prossimo discuteremo anche di queste con l'occasione dell'appello del processo Mastrogiovanni. Allora, secondo lei, a distanza di 5 anni, la morte di Francesco Mastrogiovanni che cosa deve rappresentare per il territorio cilentano in particolare, ecco, ma per tutta l'opinione pubblica? Può rappresentare un punto di svolta, può cioè essere un momento pubblico di riflessione su ciò che deve cambiare all'interno di una sanità che troppo spesso ha visto assunzioni e nomine legate a logiche di clientele politiche piuttosto che a logiche di efficienza e di meritocrazia. Ma appunto l'idea è che a 4 anni da quei fatti non abbiamo realizzato un reparto diverso da quello che c'era prima, ma abbiamo puramente e semplicemente rinunciato al reparto, ci dice di quale cammino ci sia ancora da fare e quanto sia necessaria ancora l'attenzione dell'opinione pubblica su questa questione. Il ruolo in questo senso di chi, come il sindacato, vive quotidianamente